C'è nessuno qui? Ci sono io, signora. Eccomi. Senta, dica. Io vorrei un bidet. Per lei? Sì. Personalmente? Sì. Celeste oppure giallo? Ma cosa sta facendo? Sto a misurare, perché queste dimensioni in commercio non ce le abbiamo, preconfezionati. Se vuole gliene ordino uno su misura appositamente. Ma come si permette, screanzato? Ma come? Io cercavo di compenetrarmi. Sì. Dica. Ho scelto questa. Bene, funziona? La dobra qui o gliela incarti? No, mi la incarti. Vabbè, vada alla cassa e faccia lo scontrino. Intanto io via la sistema. Ma posso spiegarle tutto? Comodo, comodo. Non ho bisogno di spiegazione. Si vede benissimo che lei sta facendo del suo meglio. Sì. Bravo! Grazie. E poi ho fatto una piccola indagine sul suo conto e ho scoperto che lei ha delle qualità. Lei cosa fa a pranzo? Beh, generalmente mangio. Bene, allora la inviterei a pranzo. Che ne dice? Perbacco. Ci vediamo alle 1 al Gallo d'Oro. Grazie. L'attendo con ansia. Chi è? Un'amica? No, con gioia. Ah, un'altra. E già, siamo in due. Grazie un altro, dottore. Ma cosa sta facendo? Scusi, dottore, che si fa un po'. Passa, passa. Scusi, se le do una mano. Le do una mano, aspetti. Dottore, la cravatta si è... Mi spiace. No, 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 ma... Non si... Io tranquillo. Perfetto, ecco a posto. Scusi. Mi spiace, dottore, se gli ho rotto il pedale. Ma non c'è problema, lei è qui per fare tirocinio, no? Sì. Adesso le do una mano. Guarda. Sì, grazie. Prenda questo. Sì. Lo rompa pure con comodo e faccia esperienza. Rompa tutto, non c'è problema. È tutto a sua disposizione. Grazie, dottore. Allora, a luna precise, d'accordo? Arrivederci. Allora, meglio che rimettiamo gli orologi. Cominci lei, questo è il suo. La ringrazio. Prego.